Vi rubo solo 2 secondi per illustrarvi cos'è la rassegna, cos'è la nostra associazione. Questa è appunto la prima edizione di questa rassegna, 6 senza barcode. Abbiamo giocato su 2 parole, 6 perché è il 6° anno di attività dell'associazione e 6 perché ora sei diventato senza barcode anche tu. Noi selezioniamo lavori che riteniamo interessanti e soltanto dal punto di vista letterario, quanto più di contenuto, cioè l'autore che non solo racconta una storia bella, potenzialmente bella, brutta, quello che sia, ma che abbia un contenuto che va al di là del semplice libro, soprattutto che tratta possibilmente un argomento difficile e ostico. Mirko apre questa rassegna con un libro molto importante per lui. Parla di tanti degli argomenti che senza barcode ho sempre voluto approfondire. Parla di vita, parla di morte, parla di suicidi, parla di eutanasia, di amore soprattutto, e lo fa in modo senza barcode, quindi senza girarci intorno. Se una cosa è bella lo dice, se è brutta lo dice. Il libro è edito da Achea Edizioni, che è della collana SBC, e è uscito a 2017. Vedete insieme al libro, come d'autunno alle foglie, anche un altro libro che è una raccolta di poesie. Ce n'è una in particolare che parla proprio di leucemia, che è uno dei punti principali di questo libro, che andremo poi ad analizzare da un altro punto. Per fare questo ho fortemente voluto con me Maria Antonietta Frena Fuscioni, che è la presidente dell'Istituto Fuscioni, oltre ad essere socio onorario della nostra associazione e mia carissima amica, è una persona che ha una sensibilità tale da poter illustrare con semplicità e tatto un argomento che già Mirko porta alla luce, e lo farà in maniera professionale, essendo nel suo istituto uno dei tanti argomenti principi. Allora, parto con Mirko, ti faccio presentare, poi ti faccio subito una domanda così a bruciapelo. No? Chi è Mirko? Parla a loro, a Radio Radicale, che oggi c'è l'ora della presenza, e a tutti i nostri amici giornalisti che ci seguiranno. Mi rappresenta in tante parti, tante sfaccettature del mio carattere, dalla protagonista Amy a Mike, a Jacob, che sono i protagonisti maschili. Il libro parla appunto di questa storia d'amore, che però dovrà pensare numerosi ostacoli, in quanto ci sarà appunto la malattia di Mike, la leucemia come già stato annunciato da Scino, ci sarà comunque il tentato suicidio della protagonista, quindi il crollo psicologico, la difficoltà della giovane età, e poi ci sarà il tema dell'amore, che è il tema più importante, che dà la forza già sarebbe abbastanza, però cerchiamo di capire perché tu parli di leucemia e di tutti gli altri argomenti, quindi del suicidio, della morte. Cioè, ragazzi di 22 anni che decide di esordire con un libro di questo genere, o è un pazzo perché ha qualche problema, oppure è un ragazzo che ha una certa profondità o un'esperienza. L'esperienza no, un pazzo potrebbe essere, però diciamo che la leucemia lo tratto molto nel corso di studio, comunque sto facendo infermieristica e
poesia c'è questo anno, nelle parti si vedono tante problematiche tra i comuni, perché bisognerebbe isolare un problema che effettivamente c'è nella società, o comunque far finta di non vedere. Al tempo stesso, in questo caso si parla di comuni in ambito adolescenziale, un aspetto che molto spesso forse è un po' troppo da sfruttare. Allora, proprio per evitare che anche noi trascuriamo questo argomento, c'è anche con noi Maria Antonietta Frena Puccioni, alla quale innanzitutto va il mio ringraziamento per essere qui all'apertura di questa rassegna e essere qui insieme a Mirko. Io ho tantissime domande da farti. Innanzitutto ti chiedo, com'è la vita? Colpito. A prescindere dalla questione che Mirko è un autore emergente, però il libro presenta due aspetti, anzi tre, che sono particolarmente coinvolgenti: adolescenza, leggerezza e peso. L'adolescenza, perché è l'età sostanzialmente della spensieratezza e della leggerezza, però accanto diciamo, a questi due aspetti si aggiunge quello della malattia. Ovviamente la leucemia non è una malattia semplice, è una malattia complessa ed è qualcosa che come le emozioni, che come i sentimenti pervadono il nostro corpo. E sicuramente la leucemia potrà essere una malattia fisica, perché poi è una patologia che comunque ti procura stanchezza e ti procura anche quella sorta di pallore che agli altri comunque, se c'è attenzione nei guardati, viene percepita questo insomma pallore. E quindi a me è venuto in mente un po' le lezioni americane di Talbaldi, quando lui dice prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non vuol dire superficialità, ma planare sulle cose dall'alto. Io credo che insomma, tra le righe di questo libro, che sicuramente poteva cogliere anche aspetti più intimistici, no? del rapporto con il proprio corpo e dell'ascolto del proprio corpo, credo che Mirko abbia comunque compiuto questo volo, cioè è planato su questa condizione partendo un po' dall'alto, quindi ci si è appoggiato con quella leggerezza che è tipica di chi con serietà, quindi con profondità affronta questioni importanti come appunto una condizione di vita e che l'affronta in un tempo della vita diciamo inimmaginabile, perché l'adolescenza è qualcosa che per natura ti porta a vivere altro e a non confrontarti quindi sì con il male e con la paura, ed è questo un po' quello che ho ritrovato di speciale in questo libro. Ti ha detto qualcosa di straordinario, io spero che tu possa ascoltare quello che ti ha detto la Antonietta, perché ha dato un voto altissimo al tuo lavoro. Ma Antonietta Frena Puccioni conduce insieme a Massimiliano Corcia, sempre per Radio Radicale, una trasmissione che invito tutti a seguire ogni volta che ne avete la possibilità e a vedere anche dal sito, che si intitola La nuda verità. E non poteva intitolarsi in maniera differente questo libro.
quanto è difficile per una persona che sta male parlare dei suoi problemi e quanto può essere difficile per una persona che non sta soffrendo parlare di una sofferenza. Io per rispondere a questa preziosa domanda richiamo proprio l'intervista a un fotoreporter che è Mario Cernicati, che è questo fotoreporter iraniano che ha percorso 40 anni della propria professione in luoghi di guerra, quindi fra morte, disperazione, con il colore rosso vivo del sangue da protagonista nella sua visione delle cose. E lui ha risposto ad una domanda quando gli chiedevo qual era il motore che ogni volta lo portava in quei luoghi di comunque di violenza e di disperazione. E lui mi ha detto che, mi ha risposto che in quei luoghi cercava sempre la speranza, non cercava la bruttezza e la crudezza di quella realtà, ma la speranza. Io credo che le storie che vengono scelte per la nuova verità riguardano il rapporto che si ha proprio con il proprio corpo, quindi la modifica del corpo, perché oggi il corpo è l'oggettivazione comunque di tante realtà e noi ci facciamo i conti con il nostro corpo da quando insomma ci alziamo e con l'evoluzione insomma dall'età adolescenziale fino all'avanzare dell'età, le modifiche, quindi le malattie anche sociali e quindi anche poi le malattie, pure gli incidenti, pure l'assunzione di stupefacenti. Quindi noi vediamo comunque che le nostre azioni influiscono sul nostro corpo, quindi anche sul nostro pensamento. Noi comunichiamo con il nostro corpo e quindi è fondamentale che si possa cogliere il bello e il buono e lo si possa cogliere anche laddove non apparentemente, visivamente non si vede. E questo è, cioè le storie della modernità raccontano questo, che possono essere dei personaggi famosi o delle anonimi cittadini che raccontano come affrontano situazioni insomma complesse, ma che possono sembrare anche apparentemente semplici. E questo è stato proprio quest'anno, mi ha colpito molto anche perché ieri si è conclusa l'asta degli abiti e degli avventi di Maria Italiana, che è stato ovviamente ricavato, cioè voluto alla Fondazione Umberto Veronesi. E quando insomma ci siamo incontrati, perché lei voleva appunto liberarsi da questa angoscia, da questa oppressione legata alla sua condizione di malata in quel caso oncologico. E anche lì lei ha riconosciuto la possibilità di rimanere tra le sue cose e staccarsi da questa vita terrena attraverso quindi, un sonno profondo, attraverso la sedazione palliativa profonda, anche questa è il raccontare in lucidità una storia, ma bella, perché lei serenamente è riuscita a compiere una scelta e di averla potuta compiere all'interno del proprio universo, del proprio mondo, quindi tra i suoi cari e tra le persone. Io credo che
la leucemia non la fa la padrona, e quindi è il vincere ciò che ti porti dentro, e inevitabilmente non puoi scacciare questo nemico dal tuo corpo, ma ci convivi, quindi c'è questa sorta, diciamo, di dialogo con questo avversario che quotidianamente sostanzialmente ti ricorda che confrontarti con un avversario, magari usando le giuste regole del gioco, ci si può comunque, fino a quando si è capaci, comunque. Ecco, parliamo più nel dettaglio di questo libro, però senza svelare. Non diciamo, anche se magari l'hanno già letto tutti, però ci sono alcuni passaggi che mi hanno particolarmente colpita. In alcuni sei velocissimo, racconti la storia in maniera veloce e dici no, aspetta, fammi capire bene quello che sta succedendo, vai velocissimo. Incuriosisci. In altri sei più minuziosa nei dettagli, quindi hai un modo di scrivere particolare. C'è poi la parte verso la fine, dove c'è questo dialogo, la persona che sta male, hai capito di che parlo? Dove lui si confessa quasi, racconta di un dolore da passato, no? Di una situazione familiare con la madre. Ecco, è talmente dolce quel passaggio che sembra che tu l'abbia vissuto. E invece so che non è così, per fortuna. Dove l'hai trovata quella dolcezza? Cosa ti ha ispirato? Una bellissima domanda. Sono senza parole. Dove l'ho trovata? Ispirazione cioè è uscita così fra le righe, quindi non ho avuto ispirazione da un film, da un libro, da cose di studio. Scrivendo è stato un altro. Sì. Bene, c'è un'altra parte dove la protagonista femminile si trova ad affrontare gli esami. E ha un conflitto con la parte italiana e parla di come lei scrive e come scrivi tu. Quello che lei racconta in realtà sei tu che ti racconti? No, perché fortunatamente no, ma è il suo rapporto con la scrittura della protagonista. Sì. Il tuo rapporto con la scrittura. Anche vincendo diversi premi.
Una bella soddisfazione. Sì. Il primo premio nazionale di poesia narrativa, scrivere per cantare l'amore per la vita, è arrivato per la poesia Leucemia, che sta nell'altro libro. Però sì, ecco, sì, devo chiedere il perché di questo titolo. Greco. Perché dopo ho fatto il liceo linguistico sperimentale. Lo continuo a raccontare a me, loro non ci sono, non ti importa proprio. Loro, io no, credo sono io la cattiva, vabbè, come cambiano le cose in fretta, lo farò sapere a mio marito che non metto più l'ansia. In questa poesia a un certo punto dici, sono vivo? Sono morto? Non so. Forse sono entrambe le cose. Sì, la poesia è della leucemia, quindi è un percorso che parte dalla scoperta della malattia fino al termine, in questo caso comunque è la guarigione. È stata fatta in occasione di un concorso indetto appunto dal comitato da Daniele Chianelli che portava la ricerca e la cura delle leucemie di polmone in ambito pediatrico. Il sangue è guarito, è come nuovo, sento scorrere in me la fredda vita. Sentamente la vita si dice che sia calda, no? No. Perché non è calda, è una continua lotta, quindi alla fine c'è un attimo di pace che poi finisce ed è fredda. Il corpo ha ancora non fredda, ha un piede. Normale, non si può considerare caldissima. Se mi dici a me è normale, apro qua un dibattito, cos'è normale? 36 gradi, normale, temperatura del cuore. La mente va più scientifica, eh? Di solito scrivere, e io ne so qualcosa, è una terapia. Comunque scrivere aiuta a guarire un rapporto magari conflittuale con la scrittura o un rapporto conflittuale con un certo argomento. Cosa ti ha dato scrivere come fuori d'autunno? Allora, è stato uno sforzo per l'ospizio. Uno ospizio? Sì. Oddio. Non è un inizio. È stato uno sfogo, però ha dato le mie soddisfazioni comunque riuscire a trattare un tema come la leucemia, considerando che l'ho scritto subito dopo il primo, quindi nel 2018 adesso, l'ho scritto nel 2017, l'ho scritto nel 2014. È stato mettersi in gioco. E ora continuerai con il secondo capitolo di questo libro? Sì, il secondo capitolo che è uscito a questa febbraio. Ci siamo. Sì, esatto. Marita Nietta, il secondo capitolo di questo libro, quale consiglio ti dai al mio corpo? Viene da chiedere visto che ci sono più figure maschili che femminili in questo libro e quando, cioè, a quale figura maschile ti senti di essere più vicino? Perché in base alla domanda, in base alla tua risposta, poi ti dirò che cosa penso. Tu pensavi che fosse una cosa semplice? Ti ho legata alla tua... Non ho messo un attimo. Penso più, allora, Mike sotto l'aspetto della forza e della speranza, visto che comunque è lui che ha avuto la notizia. E però vabbè, Jacob, forse, ma chi ti ispira? Quello è l'uomo che ti ispira, perché fosse questa la domanda. Perché c'è un passaggio nel tuo libro. Insomma,
Giacomo era invece l'amore rispetto al tema di Eli che era la morte, è un tema scelto per onorare Eli, il suo amore che gli aveva stravolto completamente la vita, non aveva mai pensato di riuscire a amare una persona in una maniera così profonda, in fondo aveva avuto tutte storie abbastanza superficiali, fatte solamente di sesso e finalmente la sua vita aveva avuto un punto di svolta. Il punto decisivo di cui aveva bisogno per cambiare era diventata un'altra persona e tutto grazie a lei. Ora si sentiva una persona migliore, capace di amare e di donare amore al tempo stesso. I suoi vecchi amici non l'avrebbero riconosciuto ed in fondo era proprio questo il motivo per cui li aveva abbandonati così da un punto all'altro senza nemmeno dare spiegazioni. Quindi, cioè, in questa parte legata al fatto della conoscibilità, una forma di amore straordinaria, ma anche se ovviamente legata ad una dimensione non semplice, oppure per altre caratteristiche. Allora, mi avvicino a Jacob in parte su questa parte, cioè su questa la parte è stata ispirata anche da alcuni eventi, quindi è una parte, diciamo. E su Jacob mi avvicino di più sul fatto della forza, visto che pure lui ha avuto verso la fine una notizia molto carina, così, e della costanza nel perseguire i suoi obiettivi, cose che si spettano principalmente nella seconda parte. Mike, la speranza, quindi, ti posso dire che sono pienamente uno e pienamente l'altro. Sono tutte piccole sfaccettature, quindi non me la sento di costituire mi avvicino di più a Jacob rispetto a Mike, perché Mike rappresenta solo una piccola parte, Jacob è quasi la completezza di tutti come sono. Credo che tu abbia già in qualche modo tentato un po' le linee di questa seconda parte. Può raccontare questo libro. Adesso che hai presentato questo libro e hai iniziato questa carriera, ma la buona carriera di scrittore, posso assicurare, che cosa ne hai vedovuto, cosa ti è rimasto in mano, oltre alla soddisfazione di aver scritto un libro e quel 10% del prezzo di copertina che tocca agli autori emergenti, cosa ti resta? Spero di aver suscitato, di riuscire a suscitare l'emozione comunque del lettore, quella è la cosa più importante. Io sono convinta che ognuno di noi che si ritrova a voler scrivere un libro, un racconto per un blog, un post su Facebook e taggando decine e decine di persone, sia un po' presuntuoso, perché la presunzione di interessare a qualcuno, allora, la presunzione è anche quello che dice lo pubblico perché qua ci metto il mio nome, però alla fine sono anche umilina, gli scrittori emergenti, voglio, spero di essere un autore emergente per tutta la vita, perché non so quello che c'è dopo. Finché uno resta nell'essere emergente è tutelato da chi dice vabbè no, poverino, agli inizi, no? E poi dopo sei responsabile in maniera differente di quello che si vive. In due parole, devi dirci perché dovremmo comprare il tuo libro, non in questa sala perché non è possibile farlo, ma in altre occasioni. Due parole. Ne hai scritte tante, io adesso non le ho scritte. Perché
perché è un libro che tratta un tema che non è semplice, un tema scomodo. Adesso ti faccio la domanda che farò a tutti gli autori della rassegna. Tu sei uno scrittore? No. Motivo? Sono una persona che piace scrivere, non si interessa. Allora, io vi chiedo se voi avete delle domande, qualcosa che è terrorizzato. C'è una ragazza terrorizzata. Io se avete delle domande, se volete sapere qualcosa di più, se no lascio la chiosa a Antonietta, vuole dirci ancora due parole. E direi che abbiamo parlato. Allora, in conclusione, io posso concludere così come ho esordito con un autore. Cioè, alleggerire l'immagine, un'azione limitata, è difficile, non significa rifiutarne la cruda realtà. Quindi un po' questo quello che l'auspicio, l'invito che posso farti, cioè continuare a percepire le cose, gli eventi in maniera leggera, e ovviamente descrivendo un po' quello che ti che vorrai accadere ai miei protagonisti, perché poi insomma, indirettamente i protagonisti, come hai detto tu prima, hanno un po' di tempo. Quindi credo che un po' questo è quello che dovresti continuare a fare, almeno nel continuare a raccontare o a farla concludere questa storia, magari con la seconda parte si conclude la storia come foglie d'autunno e quindi magari di prendere un aspetto nuovo che poi vivrà in una forma diversa. Un po' questo è l'auspicio e l'invito. Persona che piace scrivere, credo che questo è il invito, insomma. Allora, visto che sono arrivate altre tre persone, adesso ricominciamo da capo. E non lo sapete, ma siamo arrivati al punto in cui ci sono le domande dal pubblico. Siccome voi non siete preparati, dovete fare una domanda a te. Appena l'esecuzione. Così impugniamo. Allora, la rassegna letteraria è fatta per aiutare gli autori emergenti che hanno magari meno possibilità di essere scovati, quindi vi chiedo di sostenerci sempre. La nostra associazione si avrà il mio sito che è senzabarcode.it. Vi chiedo di visitarci, di leggerci, di inviarci anche i vostri pensieri. Abbiamo aperto da poco all'internet uno spazio che si chiama Senza Barcode Passion, cioè tutte le vostre passioni possono essere pubblicate qualsiasi siano. Adesso abbiamo pubblicato una ragazza che fa vestiti gospel, non gospel, Killer Romics, e roba di non moderna, non so neanche come si dice, ma le passioni sono tante. Senza Barcode è la nostra, che è un modo di essere, senza un codice a barre e non omologati. I prossimi appuntamenti con la rassegna letteraria sono per l'8 novembre presso la Galleria Arte e Regola in Via dei Capellari con Dominio di Andrea Battricelli, un autore emergente. Questo è un romanzo post-atomico, quindi completamente differente. Siamo di nuovo qua al Carrozzo, sempre ospiti dell'amministrazione capitolina, che ringrazio, con il libro
strano di che sia ospitato proprio qua, ma Supernova di Nicola Biondi. Sì, Nicola Biondi e Marco Canestrati, quindi ci saranno scintille in quella giornata, e poi ci sarà Chiara Alaia che presenterà il suo romanzo ambientato in Portogallo, dove finisce la terra e comincia il mare. Sarà presentato poco prima di Natale in una location che stiamo definendo. Vi ringrazio di aver partecipato, grazie a Radio Radicale che è sempre con noi, grazie a Maria Benedetta Farina Coscioni, il sito dell'istituto è istituto.coscioni.it o Maria Benedetta Farina Coscioni.it, senza barcode.it troverete anche